Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndroGeek91 in questo nuovo episodio di Nazuma Eleven Ghost Strikers 2 2013. Oggi ci aspetta una sfida davvero interessante contro i piccoli giganti. Yes! Iniziamo subito, livello 4, ma insomma, abbiamo affrontato addirittura un livello 5 con una squadra che non vedeva schierato in campo un Fei Rune. Invece oggi c'è. Ha già raggiunto il livello massimo di risveglio? Ha tolto Frodi e ha ottenuto Paolo Bianchi perché Paolo Bianchi è più forte. E poi perché è italiano. Ok, siamo alla Titanic Stadium. Ah. Praticamente dovrebbe essere lo stadio del Football Frontier. Quello della finale. Ma. Ok. Dunque, Fei, oltre ad avere il Miximax, ha anche Bounce Rabbit, praticamente sarebbe tiro rimbalzante, però in armatura. Quindi, insomma, è bello preparato. Pensavi che tirassi da lì, invece no, ti ho fregato. E invece no. Proviamolo subito. Vediamo un po'. Rabbito! Troppo bella come tecnica. In armatura è bella, quando la fa normalmente non lo so. Perde qualcosa quando la fa normalmente. E già 1-0. Perché non sono andato in Miximax subito? Volevo andarci, poi mentre tenevo premuto ci ho ripensato. Ho detto, meglio non sprechiamolo ora. Tanto il tiro è quasi carico, tiriamo, no? Invece di andare in Miximax è meglio. Vabbè. Quelli sono rimasti e dici, ma che è successo? Se tiro con lui, oh mio Dio, ce l'ha, oh, l'ho outspeedato male. Da qui ce la faccio a tirare. Ehi, ehi, ti ho visto, piccoletto. Quello è infingardo, quello mi faceva il trappolozzo proprio prima. Prima che io scomparissi, gli faceva il trappolozzo e mi bloccava. L'ho chiamato. L'ho chiamato! Porca miseria! Non dovrebbe aver sortito un grande effetto. Invece no, ce l'ha fatta Rococo. Rococo Urupa ha detto Hector Helio. Mamma mia, lo distruggo questo. Oh, buono! No! Ah, sapete che è successo? Volevo togliergli Zero Magnum e rimettergli la Viverna. Però la fa in armatura, dovrebbe farla. C'è un attacco che fa in armatura. Un tiro c'è in armatura. Perfetto, da qui è perfetto il tiro. Potevo magari fargli gol anche con un tiro di livello 3. Però contro una parata che anch'essa è livello 3 è molto difficile che faccio un gol, a meno che lui non abbia presa B e io attacco A. Però se lui ha presa A e io di calcio o tiro o A, lì c'è un calcolo che fa il computer. Però a quel punto vinceva l'elemento. Se l'elemento è uguale, lì c'è il calcolo del computer che vi ho detto appunto poc'anzi. No, sbagliato, ho lasciato. No, perché ho la... Mi sono proprio... Che miseria. E scivolo il dito. Ehi. Che succede? Primo non è Goddo Hando X. Però vabbè. Quella normale. Ma perché poi? Aveva proprio finito tutto quanto? Boh. Peggio per lui, a me non è che mi interessa più di tanto. La cosa importante è che ho fatto gol. E vabbè, sì. Va a fare surf, va.
Questi in Africa come si allenano a fare surf non lo so. La scusa è che si... Vabbè, però ragazzi, cioè io premuto... Ah, quello non ha fatto niente, è rimasto fermo. Dicevo, va bene che la tecnica si chiama Air Ride, ovvero cavalcatura aerea. Cavalca aria, una cosa del genere. Boh, lasciamo perdere in italiano nel gioco come l'hanno tradotta. Perché quelli sono nomi che non mi ricorderò mai. Però insomma, è sempre una tavola da surf. Buono. A sto punto... No, no, non ci arrivava mai. Non ci arrivava mai. Come ha fatto? Senti. Ce l'ha fatta? Lo sapevo io. Per questo ho attivato il burning, però a sto punto meglio fare sempre con lo spirito. King Fire. Meglio evitare di prendere gol perché non ho voluto attivare lo spirito. Si leva. Maledetto. Ma no, ma perché? E Paolo Bianchi morì. Ah, ti piace? Te l'ho detto, non mi tocca. Bene, bene, tanto che non l'ho tolta la faccio. Zero, Magnum. Vai così. Ike. Ah, mo è interessante la cosa. Gol. Beh, insomma, sommiamo la potenza dei due calciatori. È forte, eh? Sì. In effetti l'ho preso male, eh. Però sta andando bene, dai. Non mi lamento. Anche il tiro da qui con lo spirito non la prenderà mai. La vede arrivare ma non la para. Bella, bellissima. Primo perché è Victor. Secondo perché è tipo fuoco. Gor! E va bene, insomma, siamo allo scadere. Ci sarebbe il tempo per un altro se ho qualcuno carico. Ah no, sono carichi loro. Ok, la versione evoluta del Dragon Crash. Fans of Gaia basta, penso. Ah no, è uscito un break. Fans of Gaia era quell'altro, perché mi sbaglio? Shoot break che è molto più forte. E anche perché la blocca, invece Fans of Gaia la respinge. Oh 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 oh. Ah. No. Ah, meno male. Hanno attivato il burning dopo il tiro. Guarda, se mi mandavi in porta con tutta la palla. Io dico, ma facciamo tiro. Però quello mi stava insieme come un toro. Via col secondo tempo. Gohansen. Vediamo un po' come siamo messi qui. Dovrebbe esserci Paolo, a dire il vero, in questo momento, Sì, va bene, tanto non lo fermate. Non lo fermate tanto, oramai è chiaro. Non riuscirò mai a fermarlo di questi due.
Quando è così ci possono stare pure 10 giocatori, non li fermerò mai. No, non mi fido. Tanto sono carico con la barra in Azuma. È carico perché è dato una caramella, se no mica era carico. Meglio essere sicuri. Quando non sono sicuro, andare sul sicuro. Ovvero lo spirito guerriero. Eh no! Ah, dovevo correre. Sta! Troppo bello il giapponese. Wow! Oi! Cibollino? Ah beh, cibollino, dai, su! Sì, baletto, sì. Ballo. Gli debuttanti. Ma non c'è nessuno carico? No. Ah, ecco, ecco, no. Aspetta, 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 aspetta. Bene. Che noia. E a Raido. Da qui non si passa. No, ho levato. Maledizione. Ah, sta in burning. Però ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta non so come in burning, eh. E invece no! Ah, è sicuro! Urralo forte, tesoro! Urralo forte! Bravo! Prova a fare questo, Rokoko! Urupa! Rokoko Urupa! Niente Rokoko Urupa per te oggi! Ah! Magnet sta bagnotta, Magnet! Aspetta che dire a bimbo africano, magnetista bagno. Ah! Lo fa la provata. Tetto mi tira! Vabbè. Ah, ecco chi cercava. Cercava hit. Sì, è lontano, quindi non ho problemi a parare con... con shoot break. Anche se ero carico al massimo con la barra. Però dai. Ok, ora ci siamo. Non è possibile. Ma dai, ma se, ma gli entro di sfondamento. No, la cosa non è che fa ride, fa piange. Se ti entro di sfondamento, come fai a rubarmi palle scivolata? O ci uccidiamo entrambi e ci rompiamo tutte e due le gambe. Non lo so. È questo che mi fa rimanere un attimo basito. No, dovevo tenerla. Però quando è così devo essere io che devo stare attento. Non è colpa del computer. Aspettavo che si caricasse. Volevo tirare con, con cenere nera. Mi piace come tecnica, non è niente male. Tamashizahando. E la parata, vabbè, era ovvio, insomma. Non mi aspettavo assolutamente di fare gol. Sia chiaro. C'è un po' troppa gente in attacco, eh. L'ho crossata! Dai, si è anche illuminato. Se... dai. Proprio quando vuole fare la bastardata, il gioco la fa, eh. Eh?
Lo volevi? Neanche io me l'aspettavo, però l'ho programmato bene. Cioè, non mi aspettavo che riuscisse. Però intanto ce l'avevo programmato. Dico, se esce, bene. Ah, vai Gabi, mi sembrava fei. L'ho portato avanti per nulla. In scivolata, per favore. Sì. Bakunets, scrivo, sì. Esplosione avvitata. Avvitamento esplosivo, praticamente, uguale. King Fire! Che tipozza! Casca per terra. Eccolo! Eccolo! Ah! Zero Magnum! Sei! Di prepotenza in rete! Ehi, facci la mano d'affetto! Vai! E gol, allora! Un bel 7-0 e poi andiamo tutti a casa. Oramai, ormai è finita, ragazzi. Chiudete tutto, chiudete. Beppe, chiudi tutto. Vai, arbitro, su, suona! Cioè, fischia, suona. Meglio... Cioè, meglio, nel senso... Ho 2 o 3 di potenza, oramai non ha senso. Tanto. Cosa ho fatto? Allora, questo è fai, invece, vedi, vedi? Ah, vabbè. Ehi, i Kaseru Kaio, eh? Vabbè. Beh, vorrei vedere. E l'arbitro manda tutti sotto la doccia. Bene così. Ah. Però solo 2 nel secondo tempo. Un po' deludente. Sodo o Excalibur? Spada Excalibur? Con lo spirito. Ah, con Kenshin e con lo spirito. Praticamente ho Dragon Blaster con armatura. Poi ho con lo spirito sempre White Breath. E con combinato Zero Magnum. E con lo spirito ancora. Però mi sa che quando sto in Miximax questo è. Lui fa il Miximax con Reartu, è vero, non lo fa Arion, lo fa lui. In questo gioco. Il nostro amico. Oh, vediamo cosa c'è in questo punto interrogativo. Inazuma Japan. Sì, ho completato tutto quanto. Sì. Posso reclutare piccoli giganti e tutto il resto. Ora si collegano tutte quante le strade. Prima no, perché siamo... Non profumavamo. Una chiave. Ah, David. O Daisuke. 3 appunti per la parata? Ma io ti voglio bene, Daisuke. Daisuke Endo. Spada Excalibur. Papale papale. Però la devi fare con Shu. O Partinas o Shu. Partinus o Shu. Ma quindi è una tecnica combinata. È una tecnica combinata perché ho raggiunto il 100% di amicizia con Shu. Con Tescat. Ah, ora capisco. Bene bene. La prossima partita, allora, andiamo a vedere contro chi sarà. Sarà contro il team Omega, ovvero contro Beta. Perché l'altra volta l'abbiamo sbloccata, 2 episodi fa. L'abbiamo sbloccata perché abbiamo sconfitto appunto i Tenmas o gli Arions, come volete chiamarli. E quindi, eccola, sta lì che ci aspetta per combattere. Quindi, nel prossimo episodio affronteremo Beta. E ovviamente la sconfiggeremo perché non possiamo perdere. Quindi Cucci, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito.
Vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!